Ma buongiorno ragazze, buongiorno a tutte, buon primo dicembre. Finalmente oggi si inizia con l'apertura delle caselline dell'avvento e io sono super 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 contenta di potervi fare compagnia, insomma, per tutto il mese e aprire sempre ogni giorno delle caselline e scoprire che cosa c'è all'interno. Il periodo di Natale, il periodo di dicembre, io lo adoro particolarmente perché il Natale a me piace tantissimo, ma le feste da me cominciano praticamente dal mio compleanno, quindi diciamo che sono già partite da una settimana circa, perché dal mio compleanno in poi è sempre festa fino al 6 di gennaio, ma questi sono dettagli, ok? Allora, stamattina rossetto un po' particolare, ho messo qualcosa di un po' più scuretto nonostante le mie labbra siano devastate, ma volevo appunto aprire questo mese, diciamo, di aperture dei calendari dell'avvento, quindi questi vlogmas che inizieranno da oggi, insomma, vi volevo accompagnare con qualcosa di un po' più diverso dal solito. Allora, io sono qui con tutti i miei calendari. Allora, oggi apriremo le prime caselline, non vedrete nulla dopo perché, come da tradizione appunto, le prime caselline ce le gustiamo in un video a parte, quindi tutte queste caselline le apriamo insieme, quindi le numero 1. Da domani invece ogni giorno troverete, oltre l'apertura delle caselline dell'avvento ovviamente, troverete una creazione natalizia, quindi ogni giorno io vi farò vedere che cosa creo e che cosa ho fatto per Natale, eccetera eccetera eccetera. Quindi oggi apriremo appunto solo le caselline, ci concentriamo un po' a vedere se iniziano a piacerci questi calendari oppure no, quindi iniziamo ad avere le prime impressioni. Allora, ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 calendari più il calendario di mia sorella che annualmente la sorellina mi fa, e io qui ho il suo pacchettino che, toccandolo, potrei aver già capito che cos'è, ma facciamo finta di niente, mettiamolo lì, vabbè, niente. Marica, anche quest'anno mi dispiace, ma se indovino non è colpa mia. Allora, vuol dire che mia sorella conosce bene i miei gusti, direi di sì. Allora, partiamo dai calendari, New Nail, quindi unghie. Abbiamo il calendario di Look Fantastic, Asos, e B, quindi Esser Bella, che è la profumeria di Esselunga. Poi ho Min Cosmetics, quindi un calendario coreano. Poi ho il calendario di Douglas, quello praticamente con i brand esclusivi, e poi abbiamo il calendario di Kiko, che quest'anno veramente sono estremamente curiosa di aprire perché parrebbe ci siano dentro tantissime full size e soprattutto prodotti veramente molto interessanti. Ho già parlato troppo, direi, non vedo da qui a lì, ma non importa, ma mi pare di aver già parlato troppo. Allora, io direi che iniziamo, non so da dove iniziare, come iniziare. Il calendario di mia sorella ovviamente, come al solito, ve lo lascio all'ultimo. Iniziamo, facciamo così, iniziamo da Min Cosmetics, eccolo qua, che tra l'altro mi è piaciuto tantissimo per il discorso del beauty, quindi una volta che noi terminiamo la nostra apertura delle caselline mi rimarrà ovviamente il beauty che potete utilizzare comunque, che posso utilizzare per la skincare o comunque per partire, per metterci dentro il make-up e quello che volete. Comunque, questo veramente mi ispira tantissimo, soprattutto veramente l'ho preso perché vi rimane la, anche la scatola, diciamo, il contenitore. Allora, il calendario si presenta in questo modo, carino. La prima casellina, direi che... no, ho già visto male. La prima casella qual è? Adesso... ah, eccola, la prima casella è questa, ok, quella che vi stavo indicando. Allora, prodottino, andiamo a chiudere il calendario. Allora, casellina pesantina, ok. Io di questi, ragazzi, non ho guardato nessun tipo di video, di spoiler né nulla, quindi per la prima volta li sto aprendo con voi. Allora, troviamo un prodotto del brand Iggy. Vediamo se riusciamo, ok, benissimo. Ed è una Relief Camomile Mask, quindi è una maschera
con estratto di camomilla, che ovviamente dovrete andare a risciacquare, io suppongo. Mi sono portata comunque avanti, ho il mio cutter, ok, esatto, che forte, ma che carina. Allora, guardate un po', ok, all'interno ha tutti i fiori di camomilla. E questa è una maschera che sicuramente dovete andare ad applicare, lasciare in posa e poi risciacquare. Quindi una maschera alla camomilla vuol dire che è una maschera comunque lenitiva, che va a lenire rossori, eccetera, eccetera. Bene, partiamo molto bene. Ovviamente questa è una full size perché non so quanti ml ci sono all'interno, ma direi 95 ml, quindi una maschera da 95 ml, assolutamente wow. Quindi partiamo veramente alla grande. Andiamo avanti con il calendario di Neonail, che è quello appunto che ho comprato anche l'anno scorso per quanto riguarda i semipermanenti. Il calendario si presenta così. E vediamo dov'è la casellina 1. Casellina 1, molto semplice, qua davanti. Ok. Sapete che comunque le unghie io me le faccio da sola. Aspettate che rimuovo anche un po' di calendari nel frattempo, così abbiamo un po' più di spazio. Sapete che io le unghie me le faccio da sola. Sono Nicotecnica, avevo fatto un corso 10 anni fa, sì, anche di più, perché l'ho fatto nel 2009-10, quindi sono più di 10 anni che ho fatto il corso per unghie e nulla, quindi io le unghie su di me le faccio da sola. Mi è piaciuto tantissimo l'anno scorso il calendario di Neonail, proprio perché c'erano tantissimi semipermanenti colorati, delle basi molto interessanti, quindi wow. Allora, partiamo già molto bene, perché troviamo un prodottino. Allora, questi sono tutti da 3 ml, quindi sono piccolini, però comunque avete la possibilità in ogni caso di provarli e vedere se comunque vi piacciono o no, e di testare comunque tanti colori. Allora, questo qui è nella colorazione Minimalist Color Base Creamy Tone, quindi è una base di questo color nude. Molto molto carina, direi. Comunque vedete che il semipermanente è veramente piccolino, però chi se ne frega, perché comunque mi piace tantissimo cambiare. Bene, andiamo avanti. Douglas, ok, questo l'anno scorso ci ha dato abbastanza gioie, diciamo che comunque ripetono tante cose ultimamente, non so come mai. Comunque, vabbè, speriamo che quest'anno appunto ci dia ancora più gioie. Allora, casellina 1, che è qui sotto, questa qua. Oh, non ci credo, partiamo non bene. Benissimo, direi, benissimo. Parliamo di una mist profumata, di uno spray profumato appunto al pistacchio e al caramello salato del brand Brazilian Crush. Io questo qui lo volevo acquistare, però ho detto ma no, lascio perdere, non me lo sto a comprare, perché se poi non mi piace, eccetera eccetera. E invece la Ale l'ha trovato nel calendario e io direi che No, vabbè. Cioè, io non ce la posso fare. È buonissimo, ragazze. Dolce al punto giusto. Quindi lo sapete che io amo le fragranze dolcissime. Al punto giusto, ma c'è quel retrogusto un po' aspro, salato. Buono, veramente buonissimo. Questo qua assolutamente finisce in borsa, visto che è piccolino, che così mi profumo quando sono in giro. Fantastico, sono contentissima, ragazze. Già tre caselle, super wow. Mi devo ricordare che da domani appunto ci saranno anche tutte le creazioni dopo, quindi devo darmi comunque una mossa. Andiamo avanti. Calendario di ASOS, dai, ASOS, che è qua. Ok, che bello anche il calendario di ASOS, tutto colorato, stupendo, veramente stupendo. Non potete capire il profumo che rilascia questo, questo profumo, cioè sono emozionata. Allora, casellina 1, iniziamo bene perché è rosa, che è piccolina ma è rosa. Allora, è piccolina, eh? Sì.
Oh, allora, troviamo di Iconic London un illuminante, piccolino, mini size, vedete, molto molto piccolo. Questo qua l'abbiamo già trovato, non mi ricordo, ma l'abbiamo trovato l'anno scorso in qualche altro calendario dell'avvento. Non credo sia la stessa colorazione, perché credo che quello che ho trovato l'anno scorso sia molto più scuro, però questi qui io li utilizzo magari come illuminanti appunto sul naso, sugli zigomi, oppure da utilizzare proprio come ombrettino illuminante. Quindi fantastico, vabbè, un po' piccolina perché sono veramente pochissimi ml, direi. Non c'è scritto, ma sarà credo un ml, 2 ml, non di più. Andiamo avanti, passiamo al calendario di Esser Bella. Allora, Esser Bella, in realtà io mi sono spoilerata, che tra l'altro non mi ricordo neanche dove le troverò e quando le troverò, mi sono spoilerata delle caselline. Non io, ma ho guardato un video perché volevo capire se effettivamente questo calendario si poteva acquistare oppure no, ed era bello. Dalla prima o dalla seconda casellina ho detto, cavolo, questo è un ottimo calendario, quindi non ho guardato più niente, ho detto vabbè, se lo trovo lo compro. Se lo trovo lo compro, infatti la Ale l'ha comprato. E il calendario è questo, tutto blu e dorato, bellissimo. Casellina 1, che è qua su, dorata. Una cosina un po' più grandina. Che cos'è? Cos'è? Troviamo una mini size da 15 ml del profumo di CK1 di Calvin Klein. Però un 15 ml, ma wow! Allora, eccolo qua. Allora, il CK1, questo qui glielo darò a Orazio perché lui lo utilizza. Io gliel'avevo comprato e lo utilizzava. Così lo usa in realtà. Chi lo utilizza, un'altra di queste, è mia zia che utilizza questo profumo. Quindi se non dovesse comunque piacere a Orazio, che non mi ricordo che cosa avesse detto riguardo a questo profumo, nel caso lo do a mia zia che so che lei lo utilizza, che è il suo profumo mi sembra. Quindi questo qua anche da portare in viaggio secondo me potrebbe essere super comodo. Comunque una mini essenza da 15 ml di profumo, non male, possiamo dire non male. Andiamo avanti, calendario di Look Fantastic, che è qua. Il calendario di Look Fantastic in realtà, come si dice, è andato sold out praticamente subito, meno male che l'ho comprato. Allora, casellina 1 dov'è? Non da questo lato ovviamente, quindi dobbiamo girare il calendario. Ok, infatti la casella 1, manco qua? Ma allora era di là, ah no, la casellina 1 è qui sotto. Ok, grandina, ok. Allora, la cosa che Look Fantastic non mi piace è che non fasciano i prodotti, quindi aprite la casellina, lo trovate già. Ma non importa, perché ci lasciano appunto la velina, che potevano comunque girarla in questo modo e almeno richiuderla. Ma va bene. Allora, troviamo... Oh, bene. Allora, troviamo del brand Elemis il Pro Collagene Marino. Questa qui è una essence idratante da 28 ml, quindi è piccolina da portare anche in viaggio. Io questa essence l'ho già utilizzata e mi ci sono trovata molto 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 bene, devo dirvi la verità. Molto idratante, io questa ovviamente la utilizzo oltre al tonico. Quindi la Essence è un prodotto che io utilizzo oltre al tonico e mi ci trovo molto bene. A volte la salto la Essence, a volte no, quando ho molto più tempo, cioè la sera, io utilizzo anche la Essence, mentre quando al mattino sono un pochino più di fretta, un pochino più di corsa per andare al lavoro, insomma, non la utilizzo, però mi piace tantissimo perché ha quel qualcosa in più e vedo che la mia pelle comunque è molto migliorata da quando utilizzo e faccio tutti i passaggi della skincare coreana, veramente, perché ho notato proprio che la mia pelle è rinata, nel senso che la vedo più luminosa, più bella, eccetera eccetera. Ale, ma quanto parli, ma quanto parli, ma non è possibile. Ok, allora, ma io sono euforica perché quando si tratta di Natale, cioè, ma non potete nemmeno immaginare la mia contentezza, ma lasciamo stare. Quindi, Essence ci sta,
ci sta, perché comunque ho provato il prodotto e quindi vi so dire comunque che è un buon prodotto. Poi siamo già all'ultimo calendario, cioè ho detto parlo, ma in realtà siamo già all'ultimo, fantastico. Allora, Kiko! Allora, la scatola di Kiko è bellissima all'interno, la faccio vedere. Guardate la meraviglia del calendario di Kiko, veramente bellissimo. Allora, io ho preso il calendario di Kiko perché, allora, 2 anni fa ho preso il calendario di Kiko, o 3, 2 anni, non mi è piaciuto per niente. Quest'anno invece so che Kiko si è superato, oltre che nel prezzo, perché il calendario costa il doppio, oltre che nel prezzo si è superato proprio per quanto riguarda i prodotti, quindi wow. Allora, vediamo se effettivamente sarà così, quindi col tempo, nel tempo vedremo se effettivamente i prodotti è così oppure no. Aspettate che qua non leggo i numeri perché di alcuni si sono girati, non so perché. Sono girati e non li vedo. Allora, casella 1, dov'è? Ah, è davanti. Davanti, questa qua piccolina. Ok, aspettate che non voglio... Ok. Tiro fuori il prodotto, sicuramente un rossetto, vedere vedere com'è il packaging. Allora, troviamo un lip balm, ok, della linea quella del Natale. Questa qui infatti è la Holiday Premiere Crystal Lip Balm. Allora, il packaging è questo, aspettate che ve lo faccio vedere. Semplicissimo, molto molto carino però. E il balsamo, mi è caduto nel frattempo dell'altro, il balsamo è semplice, trasparente. Non sa di nulla, direi, e ha dei micro brillantini all'interno, proprio dei brillantini, veramente super super wow. Quindi questo qua sicuramente lo andrò ad utilizzare, perché i lip balm a me piacciono tantissimo, quindi li andrò sicuramente ad utilizzare, soprattutto che in questo momento ho delle labbra che non ve lo sto nemmeno a dire. E ho voluto comunque mettere il rossetto, quindi non so, dopo me lo toglierò perché vedo che si sta già screpolando anche il rossetto, quindi è una cosa che non mi piace. Dopo tolgo, carico di burro cacao e stop. È arrivato il momento del calendario di mia sorella. Questo è stato un jingle. Bene, il jingle della Ale, tutto per farvi... per presentarvi appunto la casella 1 di mia sorella. Allora, la casella 1. Allora, mia sorella, se siete nuovi sul canale, se siete novellini appunto dei video della Ale, praticamente succede che, vabbè, ve l'ho fatto già vedere mercoledì nel video dei regali di compleanno, mia sorella ogni anno mi fa un calendario dell'avvento personalizzato, quindi lei intaglia i cartoncini eccetera eccetera eccetera, mi fa questi calendari bellissimi, fighissimi, perché ultimamente mi ha fatto dei calendari meravigliosi. Che cosa fa lei? Ovviamente ogni giorno mi dà un regalino e ci mette attaccato in abbinato il bigliettino, quindi dal bigliettino io dovrei riconoscere che cosa troviamo all'interno del pacchetto, quindi dovrei capire se lei conosce i miei gusti e se io comunque la conosco, in teoria dovrei indovinare. Gli anni passati effettivamente l'Ale ha... parecchie volte indovinato il contenuto delle caselline. Vediamo se quest'anno anche sarà così. Allora, sacchettino, pacchettino 1, carino. Allora, a me questo coso sembra una penna. Secondo me è una penna. Vediamo, sicuro. Sicuro. Vediamo che cosa dice il biglietto. Quando vuoi scrivere un segreto, questa è l'ideale. Oh, potrei aver capito. Ok, il bigliettino è questo qua, ok, con la scritta fatta a mano. Allora, secondo me questa penna qui, forse l'abbiamo vista tanto tempo fa, ed è una penna praticamente che quando voi scrivete non si vede quello che c'è scritto perché è trasparente, ma pare che quando si passi una luce o quello che è, in teoria si sa che cosa c'è scritto, insomma. E secondo me è proprio quella penna lì. Carina, sì, è
della penna invisibile, di legami, ma che carina. Praticamente voi andate a scrivere, la penna è trasparente, quindi scrivete in maniera trasparente, poi con la lucina, con la UV, vedete appunto che cosa c'è scritto. Potete utilizzare sia la penna blu, perché c'è l'inchiostro blu in una delle due penne, infatti è una 3 in 1, c'è la penna blu, c'è l'invisible ink, quindi il pennarellino invisibile, poi la UV light appunto per andare a leggere la penna del cioè il messaggio del pennarellino. Fighissimo, un regalino stupendo, ovviamente ci avevo azzeccato che era una penna, vabbè, ma si sentiva, cioè a tastarla si sentiva. Iniziamo già male con mia sorella perché ho già indovinato, pazienza, vabbè, non importa, comunque, ok, una penna. Allora, facciamo le nostre conclusioni, quindi grazie anche alla sorella. Allora, facciamo queste conclusioni di queste prime caselline dell'avvento, direi non male. Secondo me quest'anno come calendario ci ho dato bene, cioè ci ho azzeccato, nel senso che volevo il calendario di Zalando, è andato sold out e meno male che non l'ho preso, perché tutte di voi mi avete scritto non comprare il calendario di Zalando perché è horrible. L'anno scorso mi è piaciuto perché mi pare che all'interno ci fosse un massaggiatore viso Foreo, non mi ricordo se l'anno scorso, comunque forse l'anno prima, l'anno scorso c'era dell'altro, comunque c'era un qualcosa anche lì di bello sostanzioso. In realtà quest'anno parrebbe che non ci fosse stato niente di eclatante, quindi ho deciso, meno male che quando è tornato di nuovo in vendita, meno male che non l'ho comprato, perché vabbè. Quindi sono molto contenta in realtà di aver preso questo di Kiko, contentissima. Douglas è sempre un po' un boh, non ho voluto prendere quello di Sephora perché costava un fracasso, veramente un fracasso e mezzo, non l'ho voluto prendere per il semplice fatto che all'interno, ed è l'unico calendario che io ho visto, e gli spoiler, è l'unico calendario che all'interno aveva prodotti ripetuti e ripetuti e ripetuti degli anni passati, quindi ho detto absolutely not, quindi non l'ho voluto comprare assolutamente. Molto contenta invece di aver preso quello di Esser Bella e il mio solito di Look Fantastic, che secondo me Look Fantastic ci regala sempre delle gioie, quindi ottimo. ASOS, vediamo un po' se quest'anno effettivamente è bello come gli altri anni oppure no, non lo so. Min Cosmetics, sono sicura che il calendario è molto bello perché ha tutte full size, dovrebbe avere tutte full size, quindi va bene. E Neonail, ovviamente, ve l'ho già detto e ripetuto che l'anno scorso il calendario era bellissimo, quindi l'ho voluto prendere anche quest'anno. Quindi niente ragazze, spero che il video vi sia piaciuto, questo vlogmas vi sia piaciuto, il primo di tanti altri che vedrete nei prossimi giorni. Noi ci vediamo prossimamente... Noi ci vediamo domani con l'apertura delle caselline numero 2, io vi mando tanti super mega bacioni e ovviamente noi ci vediamo domani, ciao!